da sé l'uomo non potrà certo vedere Dio, ma lui, se vuole, si farà vedere dagli uomini, da chi vuole, quando vuole e come vuole. Dio, infatti, ha potere su tutte le cose. Visto in altri tempi, per mezzo dello Spirito, secondo il modo profetico, visto in seguito per mezzo del Figlio, sarà visto ancora nel Regno dei Cieli, secondo la paternità. Lo Spirito ha preparato in anticipo l'uomo, per mezzo del Figlio di Dio. Il Figlio lo ha condotto al Padre. Il Padre gli dà l'incorruttibilità nella vita eterna, che viene a ciascuno dal fatto stesso che vede Dio. Tale è il motivo per cui colui che è inconoscibile, incomprensibile e invisibile si offre in modo visibile, comprensibile e conoscibile agli uomini, per dare la vita a coloro che lo conoscono e lo vedono. Dunque, in questo modo Dio si manifestava. Infatti, attraverso tutto ciò, il Dio Padre si mostra. Lo Spirito opera. Il Figlio segue il suo ministero. Il Padre approva. L'uomo è reso perfetto per la salvezza. Così, dal principio, il Figlio rivela il Padre, perché è dal principio con il Padre. Perciò il Verbo si è fatto il dispensatore della grazia del Padre, per il profitto degli uomini, per i quali ha compiuto così grandi economie, mostrando Dio agli uomini e presentando l'uomo a Dio.